sviluppo ci possono essere. Un secondo quadro, ne accennavo l'altra volta, che chiamerei economico-sociale. Il debito pubblico non c'è sempre stato, non c'è sempre stato. Un debito pubblico incontrollabile non c'è sempre stato. Tanto per capirci che paradossi. La destra storica, Cavour, Minghetti, quelle lì, è caduta nel 76 dopo aver raggiunto il risanamento del bilancio. Ma a parte questa citazione, tanto per darvi alcuni dati, non so, nel 61 è il 30% del prodotto lordo il debito pubblico italiano, nel 71 è il 40%, nel 79 è il 57,7%, nell'88 è il 93%. Cioè, diciamo, ancora fino agli anni 80, beh, intanto, cioè, ancora a metà degli anni 70 è il 50% del prodotto interno lordo, no? Lo sforamento avviene dall'89 in poi. Naturalmente, se fossimo in campagna elettorale andremo a vedere chi era il governo nell'89, colpa tua, no. Queste qui sono dinamiche che non durano un anno, lo so. Io spero che voi non facciate corrispondere a questi dati che chi era il governo nell'89 è lui il responsabile, nel senso che è chiaro che arrivano nell'89 una serie di cose che sono avvenute nella parte finale degli anni 70, negli anni 80 e viceversa, non si fa mica in un attimo. Diciamo che i primissimi 90-91 sono terribili, andiamo al 120, addirittura 125. Chi di voi siete tutti, dovreste ricordarvi tutti, la stangata vera ce n'è stata una in Italia, 92. Governo Amato in piena Tangentopoli, io mi ricordo il mutuo, nel senso che i tassi erano il mutuo di casa mia, i tassi erano già alti per conto loro perché l'inflazione era alta, ma tipo è andato al 14,5, cioè c'è stato un prelievo forzoso sui conti correnti, non sui conti correnti. Siamo usciti dal sistema monetario europeo e la lira si è, non dico dimezzata, ma insomma ha perso un bel 40% rispetto al marco. Cioè dalla sera alla mattina comprare una Golf costava quasi il doppio in lire italiane. Ecco. Da lì c'è stata, diciamo, siccome poi febbraio 92 c'è anche Maastricht, una discussione che lì vengono dati degli indicatori fondamentali, cioè non sopra il 100% immediatamente, la tendenza, dicono, dovrebbe essere arrivare al 60%, cioè si considera un debito pubblico consolidato accettabile, quello comunque che non supera il PIL e che tendenzialmente arriva al 60%. L'altro indicatore che usano, a parte l'inflazione, che mi viene da citare anche meno, perché di fatto da quando c'è la moneta unica e noi ragioniamo di inflazione europea, è vero che quella italiana è sempre un po' più su, no? Ho sentito un puntato la radio anche oggi, 0,7, non lo so. Però negli anni 70-80 più su voleva dire che in Germania era il 2 e qui era il 18. Adesso più su vuol dire che magari nella media dei paesi europei è 0,6 e qui è 0,7. Cioè l'inflazione è più sotto controllo perché c'è una moneta unica europea, c'è una banca europea. Forse siamo anche messo meglio del dollaro e dello yen, forse, non so, io non sono un economista. L'altro dato è quello che si chiama deficit o indebitamento netto, diciamo, qui era stato dato un indicatore prima del 4% e poi del 3%. Ora, diciamo, da queste date noi ci siamo avvicinati ai parametri di Maastricht quando siamo entrati in Europa, cioè governo Prodi 96-97, diciamo. Ci siamo avvicinati anche un paio di altre volte. Per esempio, io mi sono permesso di andare a consultare dei dati. Per esempio, alla fine, il secondo Tremonti del governo Berlusconi, Berlusconi lungo 2001-2006, Tremonti a un certo punto nel 2004 se ne va. Chi è che viene? Siniscalco, mi ricordo giusto dove veniva. Siniscalco. Poi però torna fine 2005, insomma, chiude Tremonti. Per esempio, 2006, quando Prodi ha vinto le elezioni o le ha pareggiate, ci fu tutta una polemica sui conti di soldi, c'è il buco, non c'è il buco, c'è il buco, non c'è il buco. Pare che questo buco non ci fosse e che i conti fossero abbastanza in ordine nel 2005.
Paradossalmente la pressione fiscale nel 2005 pare che fosse leggermente superiore a quella del 2001, cioè, e qui si apre un problema molto interessante, che tu in realtà in campagna elettorale, ma tutti quanti, dici delle cose e poi le cose vanno anche un po' diversamente, ed è un argomento che io vorrei toccare anche per quanto riguarda le realtà locali. Ora, adesso io non vi voglio tediare su questa cosa, però adesso siamo messi male, balliamo tra 106, 107, in buona compagnia perché, o in cattiva compagnia, e perché la crisi ha prodotto dei problemi molto grossi, insomma, no? Ci sono altri paesi che hanno un debito, per esempio gli Stati Uniti sono il paese in assoluto che ha il debito pubblico più grande del mondo, ma ci sono delle differenze. Nel nostro debito c'è un'incidenza degli interessi sul debito esponenziale che è delirante, cioè esattamente quelle robe che ti capitano quando sei sotto ricatto di un usuraio, no? Cioè tu gli devi 1000, no? Però siccome sei in ritardo diventano 2000, però siccome sei in ritardo diventano 6000, cioè c'è un'incidenza degli interessi sul debito pubblico che, diciamo, negli anni centrali del nuovo secolo, cioè 2003, 2004, 2005, è dell'ordine di 70-75 miliardi di euro all'anno di interesse. Per cui tu che problema hai? Che da una parte hai il problema di contenere la spesa pubblica, ovviamente, no? Perché il debito cresce perché al debito consolidato si aggiunge un deficit annuale, no? E dall'altra parte però hai un'incidenza degli interessi di questo tipo, per cui dovresti, come dire, affrontare il problema del taglio della spesa pubblica in modo estremamente radicale. Sempre su questo, sotto questo profilo, io direi ancora un paio di battute, ma proprio per buttarvele lì per poi fare una discussione. In Italia è avvenuta una deindustrializzazione. L'Italia è un paese terziario da almeno 15 anni, cioè vuol dire che gli addetti, la quota di prodotto lordo degli addetti al terziario sono superiori, molto molto superiori a quelli dell'industria, a quelli dell'agricoltura e nettamente superiori anche a quelli dell'industria. Quello vuol dire che è avvenuta una deindustrializzazione, che ho capito che viviamo nel terziario, però io vorrei ricordare che ci sono alcuni settori, ho già detto prima, per esempio gas, petrolio, zone SNAM e anche Saipe, l'elettronica, l'industria aerospaziale, cioè l'industria che ha fatto i tornado, che ha fatto, e tutto quello che c'era intorno, la chimica applicata all'agricoltura, la chimica applicata alla farmaceutica, cioè ci sono una serie di settori, praticamente tranne l'auto, in cui 20 o 30 anni fa l'Italia era un paese industriale coi fiocchi e oggi lo è molto meno. È vero che c'è un tessuto di piccola e media impresa da noi, in molte regioni italiane, eccetera, eccetera, sia artigianale che industriale, che di produzione di servizi, sia alle imprese che alle persone, invidiabile per così dire, no? Resta il fatto però che io credo non abbiano tutti i torti coloro che sostengono che, diciamo, la solidità di un sistema industriale è anche data da alcuni pezzi grossi, da alcuni, come dire, settori in cui tu detti anche un po' l'unità di misura in Europa, insomma, no? Se sei completamente fuori misura, questo è un po' un problema. Io aggiungerei a questa valutazione che, come dire, il superamento della grande fabbrica fordista, insomma, della grande fabbrica dei capannoni, la catena dei, come dire, produce anche dei problemi di coesione sociale, perché non c'è dubbio che, voglio dire, oggi è possibile essere un grande imprenditore con una 24 ore, con dentro un computer e due o tre cellulari e girare per il mondo, però è chiaro che è molto difficile avere lo spirito di impresa dentro un modello di questo tipo, non so se riesco a rendere l'idea, cioè, come dire, anche il senso di appartenenza all'impresa, che ha caratterizzato alcuni grandi imprese italiane, alcuni settori italiani, in questo, diciamo, capitalismo, come dice Bauman, liquido, insomma, no? È molto difficile anche avere tenuta sociale, insomma, no? Per esempio, per il sindacato è molto difficile fare il sindacato, nel senso che se vai in un posto ci sono 300 persone, in realtà ci sono 68 dipendenti di quella roba lì, 22 di una cooperativa, 22 di un subappalto che non risulta, 34, cioè il sindacato forse dovrebbe darsi da fare un po' di più, ma certamente questo crea anche dei problemi.
L'altra battuta che farei solo sotto questo profilo è che secondo molti conti, insomma, si ritiene che tra il 12 e il 14% del prodotto lordo italiano sia assolutamente nero, cioè non risulti, sia industria criminale, tra il 12 e il 14% non è mica poco. E questo pone un altro problema economico-sociale che è, secondo me, un approfondimento del divario nord-sud e il fatto che mi pare di poter dire che ci siano 4 regioni su 5, forse la Basilicata è leggermente meglio, in cui il peso della criminalità organizzata, diciamo, Grossetta, Corona Unita, Camorra, Mafia e 'Ndrangheta, sia molto rilevante e questo crei dei problemi grossi, perché tra l'altro mortifica, diciamo così, anche degli spiragli di modernizzazione che ci sono al sud Italia, cioè ci sono degli studiosi che fanno per vedere, per esempio, che in determinati settori tu hai una produttività in certe aree del sud assolutamente competitiva con l'Europa, solo che sono cose assolutamente marginali rispetto al complesso del tessuto sociale ed economico in cui sono inseriti. Mi avvio a concludere, faccio ancora 2 o 3 battute.